Ogni volta dico, ma ho freddo, quindi mi tengo la felpa. Magari so che in quella zona, anche se sono con amici, passa gente brutta, allora mi chiudo la giacca, sempre cose del genere. Nel 2019 io sono stata vittima appunto di questa aggressione da parte di un uomo di all'incirca 40 anni. Ho messo via quei vestiti e ho deciso di non rimetterli più per non risentirmi quella sensazione addosso. Nessuna ragazza, nessuna donna abbia più paura del proprio modo di vestirsi pensando che potrebbe essere vittima di un'aggressione, di una molestia o un catcalling. Nel 2019 io sono stata vittima appunto di questa aggressione da parte di un uomo di all'incirca 40 anni. Per fortuna sono riuscita ad allontanarlo e a respingerlo, a difendermi in qualche modo. Ho messo via quei vestiti e ho deciso di non rimetterli più per non risentirmi quella sensazione addosso. Ho pianto, avevo paura, avevo tanta ansia, non sapevo come avrebbero reagito, ma devo dire che hanno accolto tutto il mio messaggio molto bene, specialmente perché c'erano persone di tutte le età e sono stata molto contenta che sia arrivato a tutti, specialmente perché c'erano anche tante mamme e devo dire che magari partendo da una certa educazione, pian piano la cosa potrebbe andare a modellarsi. Purtroppo ho notato che a distanza di anni le cose non cambiano. Fino ad una settimana fa mi sono sentita dire ciao bella, gente che tirava giù i finestrini, mi guardava, che rallentava la macchina per chiedermi quanto volessi e cose varie, clacson. Soprattutto perché comunque continuo a sentire notizie di donne che vengono violentate e che se la sono cercata perché magari avevano una gonna corta oppure erano ubriache, che mi hanno scritto anche molte ragazze raccontandomi le loro storie di violenze, aggressioni, molestie, catcalling che hanno subito, di sentirsi meno sole appunto sentendo la mia storia, ed è stata una cosa che comunque mi ha aiutato. Anche questo mi ha dato una specie di liberazione, il fatto di non sentirmi più così sola. No, ho paura. Cerco sempre di uscire con qualcuno, di non stare mai sola, almeno in zona. In ogni caso chiamo un'amica o mia mamma quando esco, quando torno. Cerco di portarmi una felpa. So che in quella zona, anche se sono con amici, passa gente brutta, allora mi chiudo la giacca, sempre cose del genere.